finalmente qui c'è la fermata. Sì, eh? Sì, è lei. È lei, però qua non c'è nessuno, questo sarà già passato. Vabbè, Federico, tanto ne arriva subito un altro. Intanto ci ripassiamo il nostro programma. Ecco qua. Poi andiamo a San Pietro, poi andiamo allo zoo, poi andiamo al Colosseo. Poi andremo finalmente a riposare. Ecco, scusami, Federico, ecco come sei, come sei. Riposare, riposare, tu non pensi altro che andare a riposare. Io non ti capisco, ma come? Siamo a Roma, nella città più bella del mondo, la più antica, la più interessante. Siamo venuti apposta per visitarla e tu che cosa dici? Andiamo a riposare? Andiamo a riposare. Andiamo a riposare. Senti, bella amica, io mi sento stanco, hai capito? Oh, va bene, per questa volta io voglio accontentarti, ma poi ce ne andremo in albergo a riposare. Va bene. Ecco. Oh. Ma qui è mancata la corrente, non è possibile. E poi siamo in periferia, qui non passa neanche un taxi, che facciamo? Vabbè, c'è un sedile, la sediamo un momentino lì. Vabbè, non se ne parla più, via. Io mi sento stanco, sai? Anch'io. Proprio stanco. Potrei mettermi delle scarpe più basse. I piedi, me li sento bollenti. Girare, non ci sono taxi, prendiamo pure il filobus. Se vuole telefono a casa per farci raggiungere dalla macchina. No, caro Giovanni, preferisco fare una passeggiatina. Infatti abbiamo ancora un quarto d'ora. Oddio, Eugenio. Eh? Eugenio. Ma veramente? Come veramente? Sono Federico! Federico! Caro Federico! Come stai, tesoro mio? Ottimamente, caro! Ottimamente! Che gioia, proprio che gioia rivederti, tu non lo puoi neanche immaginare. Per me, caro. Ti presento la mia signora, mia moglie. Signora. Piacere. Il marchese Eugenio Vigliarotti. È molto piacere, marchese. Ma che marchese, che lo chiami marchese? Ma chiamali pure Eugenio, che ti dispiace. Affatto, anzi per me è un onore. Vede, marchese Eugenio, noi siamo qui in viaggio di piacere. Sì, siamo venuti a Roma per vedere un po' di musei, di gallerie d'arte, vedere delle antichità. Insomma, siamo in una settimana di vacanza. Così. Ma questo autobus, che io non lo so... Senti, vogliamo fare quattro passi? Ma certo. Noi andiamo verso il corso, ti dispiace? No, assolutamente, anch'io vado verso il corso. Ecco, allora andiamo. Un momento, scusa. Prego. Giovanni? Prego. Sì, signor Marchese. Telefona a casa e avverti la Marchesa che tra poco saremo da lei. Va bene, signor Marchese. Ecco, a proposito, come sta la signora Marchesa? Alludi alla mamma, forse? Alla mamma. Che bene. Che bene che mi voleva anch'io, le ho voluto tanto bene, ma proprio mi ci sono affezionato, ecco. Tu la vedessi, sembra una donna di 30 anni al massimo, i capelli bianchi, argentei, una folta da chioma, molto bene, che simpatica. Come sta la Marchesa? È morta. Sì, è morta. No, non ho capito. È morta? No. 3 anni fa, caro. Il babbo molto prima, lo sai, no? Sì. Mi dispiace, scusa tanto, sai. Abba pazienza. Tanto per cambiare discorso, questo è un discorso un poco noioso. Abiti sempre allo stesso posto? Certo, sempre lì, in Viale Lovignano. Viale Lovignano, vedessi che bella casa. Sì, eh? Magnifico, un parco enorme. Ma c'è il galoppatoio, c'è il lago per le regate. Hanno perfino il campo da tennis, ecco. Caro il mio Federico, caro, quanto tempo che non ci vedevamo, dall'ultima volta mi pare all'incirca 7 anni, vero? Sì, 7 anni, come ricorda bene. Ebbene, Giovanni? Il signor Marchese mi perdonerà, la signora Marchesa è lieta del suo arrivo e desidera che io la tenga compagnia. Bene, se fa piacere alla Marchesa. Mia moglie teme sempre qualche pericolo per me. Deve scusare, signor Marchese, se vuole vado e poi ritorno. No, affatto, resta pure lì. No, non me lo dire. No, non lo voglio sentire. Bugiardone che non sei altro. Ma come, ti sei ammogliato? Certo, 2 anni fa. Ecco, bravo, complimenti. E lui, sai, dice: io non mi ammoglierò mai.
Il matrimonio è un nodo scorsoio, è una catena, è vero? È parole, vero? Mio caro, parole. Vedi, da giovani e in certe determinate circostanze noi ragioniamo in maniera del tutto diversa da come poi agiremo. È vero, signora, io detestavo il matrimonio, ma dopo che ho conosciuto mia moglie ho cambiato parere. Il matrimonio è il nodo della felicità. Chi lo dice? È talmente vero questo marchese, è tanto bello nella vita amarsi. Comprendersi, stare insieme. Certo, dove alloggiate? Noi in albergo, sai. Non saperlo, vi avrei ospitato a casa mia. Ah, va bene, no, che fa? Vuol dire che sarà per un'altra volta, no? Tu, dimmi un po', di che cosa ti interessi? Ma io ho una fabbrica di aeroplani. Sapevo che lui è, sì. Che lui si interessava di ingegneria. Ma io, caro, sono laureato in ingegneria. Ah, ecco. Nuove idee, mio caro, nuovi congegni. Vedi, ora che posso fare da me, no? Sì. Che tutto dipende da me, riuscirò finalmente a rendere più agevole, più sicura la nostra aviazione civile, se già. Non quella di tutto il mondo, di tutto il mondo, sì. Vedi, ho allo studio un nuovo apparecchio transoceanico. Ah, una meraviglia di tecnica, sai. Ti mostrerò il disegno. Sì, benissimo. Sono stato lontano da casa un mese in giro per affari, sì, appunto per comprare delle materie prime, del personale qualificato, specializzato. Caro, ma adesso è tardi e sono stanco e mia moglie mi aspetta. Andiamo. Sì. E dove pranzate questa sera? Sai, Marchese, noi non abbiamo mai un posto preciso. Dove capita, capita. Un po' qua, un po' là. Oh, pranziamo assieme allora, a casa mia. Non vorremmo disturbare. Ma che disturbo, ma per lui sarà un piacere. Tu non lo conosci. No. Così avrò l'occasione di conoscere la tua buona e bella consorte. Oh, grazie Federico, grazie. Giovanni? Sì, signor Marchese. Telefono a casa e avverti Matilde, la governante. È in ferie? No, signor Marchese. Allora, dille che questa sera abbiamo due ospiti a cena. Va bene, signor Marchese. Vai. Buonasera. Mi scusi, Marchese Eugenio, mio marito pensa di osare troppo. Perché? Ma lei conosce come Federico è preciso nel lavoro, onesto, lavoratore attento, scrupolosissimo. E io ho un diploma in ragioneria, sai, poi so cucire. So cucinare. No, per dire che io so fare tante cose. Sono veramente utile in un'azienda in casa. Bene. Ecco, lui vorrebbe tanto poter ottenere un posto nella sua azienda. Sì. Noi non viviamo a Roma, abitiamo a Livorno. Sì. E saremmo talmente felici di poterci trasferire qui, sempre che lui... No, un momento, scusa, mettiamo le cose in chiaro, amici. Siamo e lo saremo fino alla fine. Ma dico, purché si tratti di un impiego decoroso, ecco. Aspetta, lasciami pensare. Ma è possibile? È possibile? Sì, è possibilissimo, caro. Io credo che un posto vacante nella mia azienda ci sia. C'è. Naturalmente in omaggio alla nostra vecchia e cara amicizia. La carissima nostra. Siamo, caro. Si è fatto tardi. Lasci parlare. Dica, che piacere. Un momento, perché parli sempre tu, parla mia. Ecco fatto, è il signor Marchese, la signora Marchesa, il signor, come si chiama, la sua signora, e il dottor Cipriani. Bene, ma dove li ha conosciuti? Riconosciuti, per strada, e si tratta di un suo vecchio amico d'infanzia. Giovanni, e i fiori? Ah, già. Ti sei dimenticato i fiori? Sì. Ah. Sei il solito distratto, l'eterno confusionario. Sai quanto il Marchese tiene a queste cose e tu invece... Va bene, Matilde, non ti allarmare, poi dici che ti senti male. E vado subito a prenderli in giardino. Oh, un momento, Giovanni, soccorrimi. Mi viene, mi prende per davvero, mi sento mancare.
Ecco, è svenuta. Matilde, Matilde, si tratta solo di una suggestione. Matilde, Matilde, Matilde. Non c'è niente da fare, passa da sé, lo sai. Si tratta di qualche attimo. Lo so, dottore, ma intanto disturba tutti. Su, su, coraggio. Sono il dottore. Eccola che si riprende. Rinviene. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, dottore. Oh, non si spaventi. Dottore, mio Dio. Non si spaventi. Sta prendendo quelle pillole? Sì, dottore, le prendo, ma di tanto in tanto. Non passerà, mia cara. Potrà modificarsi il male, ma non guarirà. Si tratta di una psiconevrosi. Oh, dottore, le crisi mi prendono nei momenti meno adatti. Eh già, ormai ci siamo abituati. E diventano sempre più frequenti. Nessun pericolo. Oddio. E il marchese? Sarà in camera sua o nello studio? Ci sono invitati, vero? Sì, signore. Meno male. Sono felice quando c'è qualcuno. Oh, eccomi qua. Tutto a posto, eh? Ciao, amico. Come stai? Bene, tu? Benissimo. E la signora? È in camera sua. Non era con lei poco fa? Oh, sì, sì, cara. Ma le avevo detto di riferirti di mettere la tovaglia ricamata in rosa, non te l'ha detto? Ah, sì, signor Marchese, me lo ha detto. Provvedo subito. Abbiamo a pranzo una gentile signora, quindi tovaglia ricamata in rosa. Quanta finezza! E Giovanni? Sarà in giardino. Oh, no, 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 fiori rosa. Fiorellini rosa. Tutti boccioli di gerani. Ci vado io. Matilde? Se la signora chiama, dille che torno subito e che faccia lei gli onori agli ospiti. Bene, Marchese. Quanto tempo è stato fuori il Marchese? Un mese questa volta. Ho visto il rapporto medico. Questa volta è migliore. Permette, dottore, suonano. Prego, vai pure. Prego. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera. Dottor Cipriani. Zampirelli. Lieto. Molto fortunato. E la mia signora. Molto lieto. Piacere. Ma accomodatevi, prego. Grazie. Grazie, grazie, molto gentile. Voi siete amico di Eugenio? Perfettamente. Bene, bene, bene. Federico, togliti i fiori, dagli, consegnali. Ah, che si... Ah, già, i fiori. Signorina... Signora... Signorina, prego. Ah, allora questi auguri intanto, questi sono per la sua signora. Grazie. Prego. Grazie. Prego. Beh, io non sapevo che Eugenio si fosse ammogliato. A quanto pare ne è invaghito addirittura di sua moglie, eh? Deve essere una gran bella donna. Molto bella, molto bella. Eccola. Che bella! Bellissima! Un sogno, eh? Ecco, ha detto bene. Un sogno. Un dolce sogno. Eh sì. E dove sono adesso? Il marchese è nel parco. Sì, a cogliere fiorellini rosa, boccioli di gerani, per metterli a tavola al posto dove la sua gentile signora siederà. No. Che caro, che caro. Te l'avevo detto io. Quanto è delicato, sì. Ma proprio il sognatore. No, io intendo la marchesa. La marchesa madre? Eh no, la marchesa madre purtroppo mi è dispiaciuto tanto. Mi voleva tanto bene ed io volevo bene a lei. Ha tanto. No, no, io alludo alla moglie di Eugenio, alla marchesa. È morta. Ecco. Morta? Sì, signora, purtroppo. Improvvisamente? Un incidente di volo. Oggi? No, 2 anni fa, sulla Barcellona-Parigi. 19 vittime, tra le quali la bella e affascinante Vittorina, sposa solamente da 3 mesi e in grazia di diventare madre. Una sciagura terribile. Lo credo. Ma guarda, guarda che strano. Lui oggi me ne ha parlato proprio come se fosse viva. Infatti, egli la considera viva, nel suo cervello impazzito dal dolore. Impazzito? Sì, caro. Oh, mamma.
e la vede, le parla, no, la presenta agli amici, l'adora, la rispetta, la venera come se fosse ancora viva. Essa è qui, giorno e notte, balla, suona, canta, vive, insomma. Oh, ti prego, Federico, andiamo via, io ho paura. Oh, nessun timore, signora. È un malato calmo, altrimenti non potrebbe vivere come una persona normale. Certo. Io non lo lascio mai. Ah, ecco. Sono il suo medico. Ah. Abito qui, dormo qui, mangio qui. Ecco, vedi, non c'è paura. Lui mangia qui, dorme qui, vive qui. Quello non guarisce più, poveretto. Di tanto in tanto mi scambia per il suo collaudatore di apparecchi aerei o qualcun altro. Ah, già, già, infatti... Mi ha detto che lui possiede una fabbrica di aerei civili, ma è vero? Vedi. Fissazione. Vedi, 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 vedi. Vorrebbe creare quel tale apparecchio sicuro, capace di non precipitare al suolo. Ma mi scusi, dottore, ma lui non si accorge di non avere questi tali aerei che dice di possedere? Ecco, ecco. No. 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 Egli li vede. Li vede. Li manovra, li pilota. Li pilota. Sì, li pilota. Fa la vite. La vite. Il giro della morte. Il giro della morte. Il looping. Ah, il looping. Sì, anche. Dio mio, Dio mio. E già, Federico, già. Con la fantasia. Appunto, lui stamattina... Sì, con la fantasia. Lui mi ha detto, io ogni mattina mi sveglio alle 5 e faccio la mia brava doccia calda, fredda, fredda, poi calda, e alle 5 io sono lì, sul posto, allo stabilimento a controllare gli operai, questo, quell'altro, sotto, sopra, ma questo dove va? Che fa alle 5? Ma in nessun posto, Federico. Ho capito, sì, quello si sveglia alle 5. Si gira dall'altra parte e crede di essere andato in fabbrica. Proprio così. Un momento. Oddio, ecco la mia cattiva stella. La mia cattiva stella. Che c'è? Il mio impiego, ma via, il mio impiego. Lui mi aveva promesso di assumermi nella sua fabbrica come impiegato. Sì, come ragioniere. Io ho un diploma di ragioneria, Lei lo assecondi, lo sì. Assecondi, per carità, non lo contraddica mai. Mai. Sarebbe pericoloso. Come? Lo so che per i pazzi è pericoloso, ma... Pericolosissimo, pericolosissimo, sarebbe. Ecco perché è meglio che ce ne andiamo. Sì, andiamo. No, dove sta la gara? No, perché? No, ma vi seguirebbe e chi? Vi picchierebbe di santa ragione. Sì. Ma no. Sì, qualche mattina fa... Durante una pioggia torrenziale voleva condurre con sé in aereo il povero Cleonte. Ah, Cleonte! È il giardiniere! Esatto, il giardiniere. Ancora con lui. Sì, ancora con lui. Bene, voleva condurlo con sé per un volo di collaudo. Sì. Cleonte si rifiutò, accadde il finimondo. Il giardiniere, in parole povere, è finito all'ospedale con un occhio gonfio così. No, con un occhio gonfio. Ma io volevo stabilire una cosa. Sì. L'apparecchio c'era? No. No? E allora Cleonte aveva ragione. Io dove monto? Dove monto? Io ho voluto avvertirvi, era mio dovere farlo. Ma accomodatevi, nessuna paura. Ma per carità, prego. Perché mia moglie è abbastanza... Ma no, ma per carità. È abbastanza prego. Nervosa. Sì, sì, prego. Sì. Grazie, grazie. Prego. Ma guarda, chi poteva immaginare... Ma il padre. Sì. Il marchese Edoardo. Sì. Filippo. Ah, Edoardo, il marchese quello alto, sì. Slanciato, tipo inglese. Esatto. Con i capelli a boccoli, sì. Proprio sì. Lui? Sì, sì. È finito in manicomio. Lui? Lui. Vedi. E allora ce l'aveva nel sangue, il germe della follia. Ecco fatto! Ecco i suoi fiori, signore. Li mettiamo qui? Ecco. O li mettiamo qui? Li mettiamo qui. Ecco fatto. Permesso, signora? Prego. Permesso, signore. Ah.
Dottore. Prego. Questa governante, per caso, non le giri un po'... Non proprio, ma... Tu vedi dove siamo capitati dove noi? Dove m'hai portato? Mi viene! Che mi cos'è? Prende per davvero! Che cos'è, Federico? Mi viene! Giovanni, aiuto! Federico, paura! Mamma mia! Paura, Federico, paura! Hanno scannato qualcuno! Si tratta della vecchia governante di Eugenio, si è sentita male. Ecco che la soccorrono, si sente già meglio. È affetta da una forma abbastanza grave di psiconevrosi, ormai inguaribile. È presa da queste crisi 5-6 volte al giorno. Ma non, per carità, accomodatevi. No, non è nessuna paura, ma no, assolutamente. Ditemelo da uomo a uomo. Ma no, per carità, prego, prego. Perché qui ci arriva di... Ne va di mezzo la vita. Ed Eugenio non se ne accorge proprio, come se nulla avvenisse. Ecco i fiori. Ecco i fiori. Com'è qui? Oh, carissimi, sono felice di vedervi. Felicissimo. Ma comincia a piovere. Sono piogge primaverili, eh? È aprile. Ah già, già, è aprile. Cari miei amici, vi siete presentati? Sì, sì, tutto fatto, tutto a posto, regolare. Tutto regolare fino a quando che poi ce ne andremo. Che magnifici fiori! Magnifici! Ah, quelli sono per la tua signora. Magnifici! Ma Vittorina adora le rose! Come avete potuto indovinare? Non so, siccome ci siamo incrociati venendo qua, incrociati con un funerale. Cosa dici? No, con un coso, c'era una corona di crisantemi. No, come si chiama? Ecco, ho detto un fioraio, non mi veniva il termine. Ho detto, vuoi vedere che la marchesa le piacciono le rose, ecco tutto qui. Oh, grazie Federico, ma Vittorina sarà felicissima. Si sta vestendo. Sì, ma lei sai, caro, è sempre così lenta. Così lenta, così lenta! Va bene, non è il caso di arrabbiarsi a questo punto. Che vuol dire tutte le donne, anch'io. Tu? Cosa c'entri tu? Non sei mica una donna tu? No, io sono uomo. Appunto, come sarebbe anche io? Tu hai detto Federico, no, di no. Come? Che c'entra Federico no? Tu hai detto donna, io sono anch'io una donna. Oddio, siamo lì. Se vuoi che io faccia la donna, io la faccio. Ma niente affatto, Federico. Non voglio, resta così come sei. Sì, ecco, ma no. Federico voleva soltanto dire che anche lui è costretto ad aspettarmi tanto perché anch'io sono tanto lenta. Ah, perché anche lei è lenta. Sì. Bene, bene. Prendiamo l'aperitivo intanto. Sì. Ottima idea. Matilde, sì. Dì a Giovanni di portare gli aperitivi. Ecco. Oh, senti Federico. Sì. Ti chiami Federico, no? No. Come no? Come no? No. Dico tu? Sì. Per favore, ripeti? Sì, certo che ripeto. Che hai detto? Ti chiami Federico, no? No. Come no? Ma come no? No, ma io mi chiamo Federico. Appunto, e perché dici no? Perché tu dici no, ti chiami Federico, no? Ma io ho detto no, per dire sì. Ah, hai capito? Lui intende no per dire sì e dice sì per dire no. Che bella storia, che bella serata, eh? No, tu ti chiami Federico. Il signor Marchese voleva sapere come tu ti chiami. Sì. Si chiama Federico, lui è Federico. Sei Federico? Sì, non c'è dubbio. Non c'è bene, ma... Senti, buone notizie, sai. Ah. Buone notizie per te. Sì, sì. Che sei guarito?
Io? Da che guarito? Non lo so. Io sto bene. Anch'io. Ma io ho detto per te. No, dico io sono guarito. Tu sei guarito? Stavo poco bene. Ma stavi poco bene? Sì. E sei guarito? Sono guarito. Sono contento per te. Buone notizie, ti dicevo. Buone notizie per il tuo posto in fabbrica. Ah, a proposito. Sì, per il tuo posto. Si è liberato un posto da paracadutista. Il mio canadese paracadutista se n'è andato, se ne va e tu lo sostituirai. Sei contento? Il paracadutista canadese se ne va. Se ne va, è un posto di gran lucro, sai. E tu hai pensato a me? È un pensiero affettuoso. Beh, veramente io ho sempre avuto la passione di fare il paracadutista. È stato sempre il mio sogno. Dicevo sempre, è vero. Io spero di essere paracadutato. Oh, bene. Paracadutato. Bene, sono contento. Ecco, serviti. Oh, ecco gli aperitivi. Servitevi intanto. Io vado a sollecitare Vittorina, eh? Sì. Servitevi. Sì, dottore, sì. Serviti anche tu. Grazie. Dottore. Sì? Dottore, io volevo domandare una cosa. Prego. Mettiamo in chiaro bene questa storia. Che cosa? Io non sono. Oddio, chi me l'ha messo in mano questo? Io non l'avevo questo qui. Io sono stata io, Federico, sono stata io. Portalo via, levalo, non pensate più a me. No. Oh, mettiamo le cose bene in chiaro. Io non sono paracadutista. Voi ridete. Se quello gli viene in mente di portarmi in terrazzo, mi molla giù e che facciamo qua? Di che temete? Ormai non ricorda più nulla. Giuro, giuro che se Federico dovesse morire per mano di quel pazzo, faccio voto di restare vedova per tutta la vita, Federico mio. Una commentata di matrimonio. Il viaggio di piacere. Vieni. Vieni, cara. Vieni. Pazzo. Ecco i miei cari amici. Dove guardi, Federico? Qui. Molto piacere, signora Marchesa. Lietissima. Ha parlato, l'ho sentito io. Ma che... Sono stata io che ho detto lietissima. Sta zitta. Cara la Vittorina, sempre bella e gentile, attraente e delicata come un fiore. Vero amici? Sì. Sediamo, sì, prego. Sì. Siedi, cara. Possiamo sedere. Prego. Dottore? Sì? Ti piace il vestito che ho fatto indossare a Vittorina per onorare gli ospiti? Davvero stupendo, elegante e semplice nel contempo. Vedi Vittorina? Vedi quello? È il mio più caro amico. Oh, mia madre poi gli voleva un gran bene. Lo chiamava pallottolino e tondo. Eravamo due birbe, sai. Non stavamo un minuto fermi. Mi ricordo, sì, un giorno salimmo sul belvedere del palazzo, alto circa 12 metri. Ebbene, la mamma da giù gridò spaventata: non vi affacciate, per carità, è pericoloso. Lui si affacciò e cadde. Per fortuna che sotto vi era un cumulo d'erba fresca tagliata da poco e lui vi cascò sopra. Fu un miracolo se non ci rimise la pelle. Troppo alto il salto. Già. Troppo alto. Troppo. 4.000 metri. No, 12 metri. 4.000 metri. Ed essa era lì,
tra il cielo e la terra, lì, quale stella luminosa, in quella notte stellata, nessuna stella era più bella e più brillante di lei. Ad un tratto uno schianto, un'immensa fiammata, avvolgendo in un immenso rogo con le carni innocenti, precipitò inabissandosi in un mare turgido e schiumante. Piove. Ascoltiamola questa pioggia. Il rumore del suo precipitare lieve e monotono. È una pioggia dolorosa. È il pianto del cielo. Cadrà un giorno anche sulle nostre tombe fredde. Udremo come ora il fruscio del lento suo cadere. Era là. Eugenio. Era là. Eugenio. Che tempo. Sì. Sì, che tempo. Che tempo. Sera, se non garretto. Il pranzo è servito. Bene, 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 bene. Vuoi, cara? Prego. Sì? Certo. Permette, signore. Prego. Al tavolo. Prego. Prego. Giovanni. Federico! Federico! Ma cosa fai? Non vieni a sederti? Ma credevo che fosse finito il pranzo. Finito? Non abbiamo neanche cominciato. Vieni! Allora mi posso sedere? Certo, sei ospite. Vieni. Grazie. Come sei gentile. È un piacere per me. La sua tua signora, poi non è neanche da parlarne. Grazie! Oh. Sai, dottore, sono stato... Cosa c'è? Federico, che succede? No. Cosa è successo, Federico? Oddio! Che cosa c'è? Mi trattiene! Chi? Ma no, signore. Mi tira la mano! No! Ma se solo... È un incastro, signore. No! No, signore, è un incastro! Si è incastrato il tovagliolo con il dottone. Ecco, signore. Bene. Sai, dottore, che sono stato lontano. Mi ha accennato qualcosa la cara Vittorina. Avrei potuto evitare la partenza e servirmi dell'intelligenza e della fedeltà del mio amministratore, ma da un pezzo ho scoperto che costui difetta sia nella prima che nella seconda qualità. Ma allora è un mariuolo. Oh, no, no. Non è un mariuolo. No. E allora, dottore, fu gioco forza partire e governare da me il mio cavallo. Chi si governa il suo cavallo non è chiamato mozzo di stallo. Vittorina mi consigliò la stessa cosa. Sì, mi ci guidò una provvidenziale e prudente ispirazione. Un amore come il nostro, così vasto, così forte, non può durare in una continuità eguale e tranquilla. Ad un amore così profondo, una pausa, un intervallo è necessario. Così il desiderio di amarsi, di volersi bene, si accenderà più vivo. Non è vero?
amore. Vittorina è sempre d'accordo con te? Oh, vedi, Vittorina, che visino gentile alla nostra ospite. Grazie. Federico! Federico! Ma come Federico? Dove sta Federico? Ma sei tu Federico! Ma io? Sì! L'infermiere! Ma che c'è? L'infermiere! L'amico tuo? L'amico mio, Federico! Ah, sì, sono io, sono sei io! Sei tu! Ma no? tu dici, sì per sì, o no per no? Sì per sì, quello vero, Federico! Ah, e allora sono Federico! Oh. Ah. Senti, Federico, non mi hai raccontato come vi siete conosciuti? Ah, quello che... quello fu una storia proprio romantica, no. Perché noi abitavamo in casa dei suoi genitori, i miei suoceri, sì, una bella casetta vicino Livorno, sì. A Cosoli, a Castiglioncello. Sì, c'è una terrazza meravigliosa che io mi affacciai e vidi sotto la ferrovia, sì. Bella, che con il treno che... Allora io dissi, Margherita, vieni a vedere il treno, c'è una corsa di treni. I treni? Di treni. Auto? Autotreni. Autotreni? Autotreni, sì. Ma com'è possibile? Tu che ne dici? Ma ti dico che non è possibile, Federico. E adesso come facciamo? Io non ho che dire. No, Marchese, Federico voleva dire che era una manifestazione sportiva, sì. Ecco, una corsa ciclistica. Sì, sì. E lui ed io stavamo sul treno. Una manifestazione sportiva? Anche noi, vero Vittorina? Ci siamo incontrati per la prima volta ad una manifestazione sportiva. C'era, sì, cara, era una corsa di cavalli. Eravamo in 10 fantini. Sì, era una giornata splendente. La terra sotto i nostri piedi odorava di sole. I cavalli fremevano, scalpitavano sotto la stretta delle briglie ben tenute. Vittorina impavida, al centro del gruppo era nobile. Al via i cavalli si lanciarono come demoni scatenati. Ad un tratto, oddio mio, non ce la faccio più a continuare. Ti prego, Vittorina, continua tu. Guardato. Un racconto davvero emozionante. Sì. Ogni volta che lo sento. Perché lei, dottore, l'ha già sentito questo racconto, sì. Vero? Figurati, quando di corsa nell'avvicinarmi al gruppo per assicurarmi sulle condizioni di quelli che erano stati travolti, no? Vedo Vittorina trasportata a braccia, che pur essendo stata in pericolo di essere travolta in una pericolosa caduta, era giunta per prima al traguardo e fiera stringeva in una mano la bandiera della vittoria. Che bella cosa! Già una volta la signora Marchese ha corso questo tremendo rischio. Oh, cara, una giornata memorabile. È desiderato al telefono, signor Marchese. Vittorino. Come? Il professor Inca. Che hai detto? Sto parlando con lui. Eugenio? Sì? Sei desiderato al telefono. C'è il collaudatore Costanzi. Costanzi? Corro subito. Scusami, cara. Permesso, signori. Ti accompagno? No, dottore, vi prego. Con permesso? Oh, mio Dio. Permesso? Accidenti. Oddio, mio Dio. Ci hanno lasciati soli con la defunta. Federico, ti prego, Federico, andiamo via. Andiamo via, io ho paura di muovermi. Oh, maledizione al momento in cui abbiamo messo piede in questa casa. Oh, ma santo Dio, ma la vogliamo smettere sì o no? Ma ti pare questo il caso di aver paura di certe cose? Sì. Ma sì, pensiamo ad altro. Non pensiamo... Ti prego, Federico.
Matilde. È Matilde. Accidenti a lei. Ma perché? Perché Federico non siamo andati in giro per musei? Perché? Lo so. Oh, eccomi qua. E tu? Cosa fai lì, Federico? Ah, me era caduto il tovagliolo. Il tovagliolo. Sì. I signori prendono il dolce? No, no, io non lo desidero. Io neanche. Nemmeno io. E tu, cara, prendi il dolce? Sì. No, neanche tu? Oh, e allora prendiamo il caffè? Lo prendete il caffè? Sì, caffè. Prendiamo il caffè. Prendiamo il caffè? Prendiamo il caffè. Bene, vieni, cara. Vieni. Scusa. Tesoro. Vieni. Siedi, cara. Oh. Senti, Eugenio, forse sembrerò, forse un po' maleducato. Ma noi vorremmo andare via. Sì, si vede, Marchese. E noi abbiamo un appuntamento con l'albergatore, perché gli abbiamo chiesto la cortesia di cambiarci di camera per una più comoda. Sì. E se non la vediamo, la signora Marchesa vorrà scusarci. Ma figurati se la signora Marchesa non si scusa. Ci scusa. No, no, ma no, ci cari. Scusa, cari, ci scusa. Restate qui a dormire questa sera. C'è la camera verde, poi Vittorina ne sarà felicissima. La camera verde è quella accanto a Matilde, la nostra governante. Ah, Figurati che notte tranquilla. Sai che tranquillità lì, Andiamo via. No, ma sai, vedi, io insisterei. Sì. Lasciaci andare via, ti prego. Va bene, tesoro, va bene, fai come vuoi. Grazie, sarà per un'altra volta. Per un'altra volta. No. Prendete il caffè almeno. Sì, prendiamo il caffè, poi scendiamo insieme. Ho la macchina giù. Ah, va bene, prendiamo il caffè. Oh, bravo, Giovanni. Un po' di musica, Balliamo, Federico. Bellia. Io me ne sto tranquillo qui. Vieni, cari. Grazie. Federico, e tu non balli? Ah, certo, certo che ballo. Adesso cambieremo dama. Scusa, cara. Prego, signore. Federico, tu non vuoi ballare con Vittorino? Io sì, certo. Ma cosa vai a pensare? E lasciami cantare. Io so perfettamente quello che la gente stasera vuol da me. Ma cosa vai a pensare? Che in fondo agli occhi miei ci sia la tristezza di chi vuol nascondere un'altra verità. Tu pensa divertirti,
ed io sarò con...